Allora, se volete il video dove vi faccio vedere la mia nuova macchina, la mia macchina personale, arriviamo nel giro di un giorno a 5.000 mi piace. Così, a palla, a cazzo violento proprio, 5.000 mi piace in 24 ore. Vi sfido. Vi sfido perché col primo disco di Da Soup ho fatto quasi 300.000 visualizzazioni, è il mio video più visto. E quindi è importante, ci tengo molto a questa reaction, sarà impegnativa, siamo qua, facciamo casino. E niente, 5.000 mi piace nel giro di un giorno e vi porto il video sulla mia nuova macchina. Vaffanculo. Davide, facci eccitare. Porca puttana. Buon gente, bentornati nel canale! Oh, troppo! Aia! Siamo qui con quella scimmia di mio fratello. E tanto avete richiesto. Puoi anche parlare, lo sai, vero? No. Siamo qui con la scimmia di mio fratello che tanto avete richiesto sotto al video del reaction a OK. Quindi ecco, vi è piaciuta la presenza di sto imbecille. E quindi ve l'ho riportato. Fra qualche mese arrivo anch'io lì a fare le reaction. Ti supero. Non è capace a fare intrattenimento. Molto No. bene. Allora, vieni più avanti. Ti ho detto, vieni più avanti. Non vai a fare il culo. Quindi, Davide, finalmente è uscito il secondo progetto, carattere speciale, come ho detto prima, conosciamo K, conosciamo Siri, che è una gran bella traccia, adesso, ora che è un mood meno estivo, un po' più autunnale, un po' più tranquillo, diventa ancora più importante come traccia, e poi conosciamo anche la cara vecchia Moon, quindi conosciamo già tre canzoni di questo progettone, sono tanto, tanto, tanto curioso perché ho tante aspettative su questo ragazzo, sapete quanto io ritenga da Soup anomalo, è capace di fare cose che tanti e che forse nessuno è in grado di fare, immaginare. E niente, sono curioso. Ci andiamo a ascoltare sto cazzo di disco? No. No, via. Addio, saluti. Dai, non ho tempo. Quindi, ragazzi, carattere speciale. Avremo i testi in sottofondo. Partiamo In immediatamente. sottofondo. E vabbè, sott'occhio. Partiamo con il primo pezzo. Fammi parlare! Partiamo con la prima traccia. Dai! Ma No, perché non ho fatto niente io! Partiamo con la prima traccia che è Marte. Marte. Vai! È ripresa questa melodia, eh? La di non far cambiare tutte le altre. Mamma la base! Oh my god, mamma, non vedi che differenza abbiamo? La pronta, di stare qua e di avere la coscienza limpida. Wow! Non prestare più tra e farmi respiro, ma se no. Non prestare più tra e farmi respiro, ma se no. Bella. Oh, croppi. Bello come la parlata è abbastanza lenta e non è la solita sbiascicata la da Supreme, non capisci niente, capisci tutto tranquillamente. Ha usato un bel Buona, buona. flow. Allora, Boia. perché fai? Dici boia? Boia. Cazzo, ragazzi, Vabbè. benvenuti in questo nuovo video. Perché cazzo parli così? Ma che problemi Parli hai? così tutto il tempo. Allora, stavo dicendo, Ciao a tutti, sono Dan, vengo da Oakland. Ciao a tutti, mi chiamo Dan, vengo da Oakland. Basta. Allora, la base è qualcosa di. Oh, Allucinante. sì. Sì, È bella. davvero, davvero figa. Molto tranquilla, molto chill. Questa chitarra tipo Far West, non lo so. Mi immagino Davide Zocca, proprio stile Far West, che dondola sulla sua cazzo di sedia, suona sta cazzo di Con un chitarra, joint in mano. joint in mano, anzi, joint in mano, una spiga in bocca e il cappellino da cowboy così, no? Davvero figa, era. Oh, sì, il flow di giuro mi ha. Non lo so, la canzone di per sé mi ha proprio dato un mood della Madonna. Mi ha trasmesso un mood di un Da Supreme molto chill, che sta per i cazzi suoi, che riflette. Non lo so, mi ha dato una bella sensazione. Proprio belle chill di quelle.
belle. Oidadrem. No, davvero, non so come spiegarvela. Ho bisogno di riascoltarla per metabolizzare meglio dei discorsi seri. Però il come suonava, il suono è davvero... Scusate, lo ripeto ancora. Bello. Non so davvero come altro definirvela. Si parte bene? Si parte molto Speriamo bene. Speriamo di non scendere. Io non credo. Anche perché se... conosciamo già OK, conosciamo anche altre canzoni. La qualità del suono, la qualità delle sue produzioni, del complesso, davvero è di un altro pianeta sto ragazzo. E riesce sempre a rinnovarsi, magari non troppo, ma comunque quel poco. Sì, che è il discorso che ho sempre solo diverso. Sembravi un meme. Sono diverso. Cioè, era quello la mia paura di un Da Supreme che rimaneva sulla sua zona di comfort. Ma con le canzoni che ha fatto uscire, coi singoli, con questa, mi fa capire che si è rinnovato come speravo anch'io. Non è che ha cambiato e stravolto il suo essere, ma l'ha rivisitato, l'ha rivisto, l'ha fatto evolvere. E mi fa davvero bene al cuore sentire roba del genere. Bravo Davide, zio porco. Ho parlato troppo, scusate. Vedrò di essere un po' più, cioè vedrò di essere meno rompicazzo per le prossime, però ci tenevo a dire queste cose. OK, già la conosciamo, come ho già detto, la reaction ve la beccate se volete, e noi passiamo alla terza traccia, che è Ailee Fit. Ailee, può essere, bravo, complimenti. Lei mi ha studiato in inglesismi. Allora, Ailee con Coez. Sai che c'è, che per te apposta uno spazio. Si piange. Dimmelo! Dimmelo cosa c'è per me! Fallo il loop, ti prego, fino a che, ti giuro. Dio mio, grazie Davide, ingravidami, porca puttana. Oh, che bello, che bello. Ci devi dire qualcosa? Allora, se non sarà una reaction, questa qui, allora, reaction seria, oggi no, non me ne frega un cazzo. Allora, io ieri sera ho bevuto. Dici tutto. Ho bevuto una birra. Vabbè, no, aspetta lì. Una birra, tre prosecchi, due mojito e 7 gin tonic, e probabilmente potrei essere ancora sotto l'effetto di questi ultimi. Allora, davvero, Arcade, so che avete fatto, cioè fa da parlo, avete fatto una reaction molto più seria, quindi ragazzi, perdonatemi, però oggi sono infomentato come una iena. Non si nota. Per la reaction seria abbiamo gli Arcade, ok? Tutti quanti abbiamo gli Arcade, Dio grazie, io rendo le cose un po' più idiote, quindi da me oggi troverete un po' più di ritardo mentale, ma sono proprio contento, io quando ascolto ste cose, oh, proprio sto bene, cazzo. Non avevamo realizzato. Che spettacolo, Dio mio, fammi andare in radio, zio porco, con questa. Cioè, no, fammi a me. Io la voglio in radio perennemente sta canzone. Bella. Coez che fa la strofa, mi seguo. Piaciuto. Bello. Beh, che cos'ho qua in fronte? Di solito Coez non mi piace, però sto giro mi ha stupito. Bello il mood, bello il come hanno deciso di giocare con la strumentale, come hanno fatto partire perdonatemi, i tecnicismi non mi vengono in questo momento. Italiano. Però comunque il come hanno gestito la base,
come hanno gestito le linee melodiche, sempre belle, se vogliamo le solite di Da Soup, ma mai noiose per quanto mi riguarda. Devo dirti che mi ricordava in certi tratti una sua vecchia canzone. Quale? Di Le Basi, non mi viene in mente, però me ne ricordava una. Te l'ho chiesto? No, perdonatemi, quindi andiamo avanti, scusate, mi sto dilungando. Dai, Loop, prossima canzone con la sorellina. Sorellona Mara Sattei. Mica piango fallo tu. Parto tutte. Se sbaglio pago male. Quando sbaglio so che sbaglio, perdo, chiedo scusa. Mica piango fallo tu. Sbaglio perdo, chiedo scusa. Ma se cado un mezzo vuoto del tuo chiudo. Non si entra nel suo tempo. Oh hey. Siamo sicuri che chiamiamo fuori che entriamo. Davvero, non ripeterò quello che ho già detto prima, ma queste canzoni qua, questa in particolare, non lo so, cioè dico questa però perché l'ho notato qui soprattutto, sono canzoni vive, nel senso non sono statiche, non rimangono sempre sulle stesse melodie, sugli stessi suoni, sulla stessa gestione della canzone di per sé, cambia, evolve, non ti annoia, continua a variare, è davvero davvero fatta da Dio, porca puttana. È un pacchetto confezionato in maniera impressionante. Neanche Babbo Natale però li fa così bene. Poi Mara Sattei, zio K, è andata via col flow in modo bello pesante. Da Soup lo stesso. E tra l'altro si capisce Da Soup. Sto notando anche questo. Anche sto giro. Sto notando anche questo. In queste ultime tracce che stiamo sentendo, in questo disco, si capisce Da Soup. A volte un po' meno sbiascica come il suo solito, ma si capisce quello è che dice. È una sua caratteristica. Ci sta che sia un po' ricorrente, secondo me. Sì, però è bello anche sentirlo chiaramente, sentirlo esprimere effettivamente le parole, capisci? I suoi testi. Li comprendi. È davvero piacevole, diventa molto più piacevole da ascoltare. Già è bello di suo, e in più così hai anche modo di apprezzare i testi, di apprezzare quello che dice. Bello, davvero bello. Andiamo avanti, perché sennò qui siamo sempre fermi. Quinta traccia, Bilico. Esotica. Oh, ah no, da my god. Oh! Qui tu prendimi se cadrò. Ti davo te solo. Ti cavo perché sono. Ti giravo su con le castelli da solo. Se rinchiudo me lo ragiono. Ti mandare le cose. Porca troia! Troia. Porca puttana però, Davide, cioè, ma zio cane. Aspetta, fammi andare su Amazon ad acquistare questo ben di Dio, ti prego. Ne ho bisogno. No, guarda, te lo prendo, porca puttana, la quinta traccia te lo compro. Ho il fiatone. Dov'è? Dove sei? Pensavo fosse Rodiglio, ho preso paura. Eccolo, carattere speciale. Beh, CD Jewel Box. Jewel Box. Davide. Oh. Poi, guarda, acquista ora. Ve lo faccio in diretta perché merita. No, ragazzi, cioè, va in figa. Ordine effettuato. Grazie. Si vede? Non si vede? Eccolo. Sì, vabbè, si vede sfocato, ma si vede. Incredibile. Prenditi i miei 15 euro, porca puttana, e drogati. No, scherzo. Come no? No, wow. Wow. Pezzo party della Madonna. Ma che cazzo fai?
pezzo party della Madonna, questo qua. Pezzo party della Madonna. Allora, davvero, se io sentivo questo pezzo qua ieri sera, zio K, mi trovavano in Nepal. Porca troia, cominciavo a correre e andavo in Nepal. Allora, mi dispiace, non sto leggendo i testi, perdonatemi, però voglio proprio godermelo e ballarci su, far macello, far cacciara. Poi mi dedicherò anche a leggere i testi, ascoltarli meglio. Però, bello. Sì. Altra canzone con un altro stile diverso comunque. Sono tutti, hanno lo stile diverso. È vero, è vero, hanno degli stili diversi. C'è sempre il suo tocco, il popolo senti che c'è da Supreme di mezzo, però hanno un'anima diversa, sì. Sono, hanno un'anima propria, sono riconoscibili, sono ognuno ha il suo genere, diciamo. Ognuno davvero bello. Carattere speciale, forse intende questo anche, un po' tutto l'insieme delle sue, non personalità, ma forse anche sì, non lo so, e tutti i suoi mood, che cazzo ne so, ma figo, porca troia. Grazie. Grazie, ho speso 16 euro, ma grazie. Ma grazie, porca troia. No, se uno se li merita, se li merita, dai. Sì. Smettere di tirare i pugni, poi dopo che lo sposti. Basta! Allora, prossima canzone, la più particolare, forse, del disco. Rotonda, featuring Tiziano Ferro. Mi fa divertire il fatto che ha messo le parentesi rotonde, che sembrano un cerchio rotondo. Sei davvero perspicace. Posso ascoltarla? Che cazzo ridi? Immagino Tiziano Ferro con la faccia rotondissima. Ma sei disabile? Ma stai fermo che non ho tempo! Dai! Rotonda featuring Tiziano Ferro. No, raccolgo le mie palle, scusate. No, no, questo deve essere peso. Ma cos'è? Trash. Non ha spigoli una rotonda, ma è fatti a battere. Se no, with me mademoiselle, a posti nella testa che non so il perché, ma starei a sempre capirà questa gente. Su, se no, vento, se ho perso, se no, vento, se penso di me. Ti devo dire, per quanto possa essere trash la cosa, che Tiziano Ferro è Tiziano vada... Ferro. No, però che anche aspetta, dice, mi fai fare la frase, porca troia. No, prof, sei figo. La cosa che, allora, per quanto possa risultare trash che Tiziano Ferro dica sono ok, non voglio press, frate, te perdi i capelli a pensare solo al cash, bro brother, non ti ascolterà nessuno se... No, questo è da Supreme che lo diceva, scusa, ripeto. Ma è bello che Tiziano Ferro è pelato, qui veramente parlava. Che cazzo dici pelato? Ma sei ritardato? Stavo scrivendo Tiziano Ferro. No, stavo scrivendo ritardato. Ma sei stupido. Ma non è pelato, imbecille. Ma che immagini Tiziano Ferro? Magari diventerà pelato. Stai zitto. Allora, il fatto che Tiziano Ferro dica no prop, sei fake bro, non stoppo sto joint. Vabbè, però, per quanto possa essere così, è figo perché? Perché io non me l'aspettavo una canzone del genere. No. Con Tiziano Ferro. Assolutamente, cioè, no. Cioè, in pratica Tiziano Ferro ha fatto da Supreme. Cioè, Tiziano Ferro è diventato... Dildo. È diventato... Questo... Dildo! Stai deficiente. Volevo dire ditto. Figo, perché Tiziano Ferro che diventa davvero da Supreme, fa quello che fa di solito da Sup. E questa era la canzone più da Supreme che abbiamo sentito fino adesso, mi verrebbe da dire. Sì. E con Tiziano Ferro in mezzo, non è particolare sta cosa. L'unica cosa all'inizio mi ha fatto cadere le palle come partita. Perché? No, non mi piaceva il sound come partita. Punto. Vabbè. Posso avere una mia opinione? Sono gusti. Posso? Ti stavo dicendo, sono gusti, perdona. Ora. Bene. Beh, Ballato. No, vabbè, non carina. Cioè, carina, ho preferito le altre, sinceramente. Però chill questa qua, molto tranquilla, bella, da cantare nella... In paradiso. Mi sparo in fronte e poi la canto. Davvero carina, bel mood, molto molto chill. Sì.
Sì. No, perdonatemi, non so cosa dire, sono completamente fuso. Scusate, mea culpa, non dovevo bere così tanto ieri sera. La prossima, ho tante aspettative su questa, devo essere onesto, non so perché, però mi ispira la cosa. Canzone numero 7, Yeah Fit Shiva. Ferma tutto, ferma tutto. Che fanno bla bla, odio contatto con mamma, ce l'ho fatta dalle case tramite una sala, o mi ha tolto da quella sbagliata. Bello! È l'odio che vende, ma il bene ritorna sempre. Oggi mi sento. Come ti senti? Cazzo, i problemi hai! Per scapparti solo che è scattura, forse perché parte da te. Volevo appunto dire, ricordava molto una canzone gospel questa. Vabbè, sì, per il coro. Sì, per il coro sotto, da chiesa. Sì, sono canzoni da chiesa, infatti. Tu immaginati un fottuto prete che da Supreme prete che canta sta roba. Bella, molto bella comunque, c'è da dire. Ma perché parli con... ma che non problemi lo so, hai? Ma sei ritardato. No, ma io... Dio caro, cioè, ma mai sei stupido? Ma mi dichiaro ogni canzone. Ma sei stupido? Ma come cazzo parli? Ma non me ne accorgo. Sì, ma parli tipo, bellissima, cazzo, è incredibile. Colpa tua. Sei imbecille. Sono, cioè, devo capire se mi sta piacendo da matti oppure no. È davvero particolare. Cioè, non so neanche tanto cosa dire. A parte che il testo di Shiva Carucci in alcuni tratti, forse Dio mi ha dato una chance o mi ha tolto da quella sbagliata. Parlando comunque della strada, scusate. Molto carina quelle barre. Lì. Però c'è tanto particolare, rubando un termine a Zano, molto esotica come traccia. È davvero carina, però devo metabolizzarla, anche perché è tutta lì che va dritta con sto cazzo di beat. È passata molto veloce questa. Molto molto rapida, sì, 2 minuti 36, durata anche poco. Strana, devo metabolizzarla questa qua. Mi è piaciuta, ma mi ha un po' rincoglionito il cervello, che già di suo non è tanto messo bene. Però davvero figo. Vabbè, anche il testo di Da Sup non mi sembra ci sia qualcosa di particolare da sottolineare, quindi andrei avanti, procederei, però anche questa comunque è diversa dalle altre, quindi un'altra volta un mood differente, davvero figo, sembra sì che abbia messo dentro tutto quello che gli gira nel cervello, come mood, come carattere, come personalità quasi, quindi davvero, davvero figo, è figo sto disco, proprio per questo. Ottava traccia, Come ti vorrei, solo Da Sup qua, Il classico. Questo è il Da Sup classico. Oh mio Dio! Noi do un infarto. Non è finita, Oddio! Porca puttana! No, vabbè, vaffanculo, ma stai scherzando? Porca troia! Pezzo preferito del disco.
In playlist. In playlist. Lunar anche Lunar. Porca puttana. No, no, vecchio, fermati. Zio cane. Allora, non sono un vabbè, questo non lo so. Non so se vabbè. Però, no, ragazzi. Ragazzi. Mio Dio. Allora, magari non per tanti parole più che altro. Per tanti starò esagerando. Può essere. Non lo non dico di no. Ma dipende anche da come ti senti. Non dico di no. Però, vi giuro, musicalmente sta roba qui mi fa impazzire. Ci sta. Oh, mio Dio, Gesù, che spettacolo. Io ho bisogno di riascoltarmela per i cazzi miei, rileggermi il testo e goderla 360 questa qua, perché davvero mi hai fatto stare bene al cuore, vecchio, ti giuro. Mi hai fatto stare bene al cuore. Che spettacolo, la solo di chitarra alla fine, ragazzi, mi seguo a quattro mani. Mio Dio, non con le mie. Mio Dio. No, divento matto, vi giuro, divento matto. Sono un fanboy del cazzo, può essere, ma Davide, vaffanculo, ti prego. Madonna, Gesù. No, impazzisco, divento matto. Ti prendo a pugni, porco. No, quello no. Ti prendo a pugni. Mi hai già preso a sberle. Ti prendo a pugni. Nella reaction a OK, andatela a vedere, mi raccomando. Ragazzi, andiamo avanti, perdonatemi, scusatemi, scusate l'eccesso di ignoranza, l'eccesso di gioia, però io davvero impazzisco per sto ragazzo qua, perché musicalmente dite il cazzo che volete, ma trovatemene uno che vi fa una roba del genere, che riesce a fare il cazzo che vuole con la musica. Cioè, sembra che sia roba sua la musica, sembra che... No. Vabbè, sto esagerando, chiedo scusa, me ne rendo conto. Andiamo avanti, Rock and Rolla Fitter Comi. I Green Day, i Green Day. Cazzo, bro, che sta con Bianca. No, no, io oggi ho iniziato a casa. Ehi, 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 vabbè comunque, vabbè comunque. Gang 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 gang. Un po' di tutto ma non sto capendo. Perché sono queste scuse che tu le non sto senza, non mi passa. No 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 no, no. Sto solo ma in coppia all'ansia. Le volte perché stanno pronti a far nuotata. No, guardi come l'ansia è una droga. Ehi, lo spazio in cui vivo quando è tutto finito. Su un'istanza da scuola. Questo è il senso della vita. Spegnere le luci e vedere cosa brilla. Bevi le chiavi, fammi girare. Immagino che sia questo il senso della vita. Immagino che sia questo. Yeah, non sto senza, non mi passa. Vai! Perché voglio giorni solo in casa. Sei! Oh, cos'era quella roba? Non lo so. Che figo. Porca troia, sì. Bello questo mezzo richiamo ai Green Day con le prime note. Beh, hanno continuato per tutto il sì, drama. Ma Ercomi, grazie. Grazie Ercomi perché allora mi dà fastidio a orecchio proprio quando Ercomi entra nelle tracce e ha la voce un po' più stridula, magari un timbro un po' più stridulo, mi suona più stridulo. Qui invece bravo, perché l'ha tenuto più basso, mi è piaciuto da morire. Quando Ercomi ha questo timbro qui mi piace parecchio. Oh, che figo, un altro genere ancora, diverso. Altra roba, ancora la chitarra, sti cazzo di strumenti. Io voglio immaginarmi un live. Hai scorreggiato? Sì. Vabbè. Io voglio immaginarmi un live di The Supreme. So che l'ha già fatto, che ho visto qualcosina. Però, cioè, voglio immaginarmi un live di The Supreme con una cazzo di band. Se fatto bene. Forse cioè... sette band, perché una non basta. Qui dopo, che puzza di merda. Non la sento. Ma no, no, ma sai che cazzo c'hai nel culo? È per il content. Ma sei stupido, ma che hai mangiato radioattività? Hai mangiato radioattività e cattiveria a te? Ma che schifo! Ma che schifo! Porca troia, radioattività e cattiveria? Madonna di Dio! Ma che schifo! Dai! Che cazzo ridi? Ma cosa cazzo ridi? Che puzza di merda. Che sbocco. Onestamente mi aspettavo uscisse più rumorosa, ma molto meno puzzolente. Avevo anche delle aspettative. Pensa a te. Pensa a te, che stronzo.
Sei una merda, sei. Adesso mi hai fatto per... Porca troia, volevo fare un discorso. Una volta che seguo il testo e seguo la traccia anche lì. No, tu scorreggi e ti caghi addosso. Cioè, ma scusa. No, 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 non mi sono cagato addosso. C'è un limite. Ecco, raga, perdona, mi ha fatto perdere il testo, zio cane, non me lo ricordo. Dai. Oh, no, poi... Attai, zio porco. Allora, mi ricordo comunque che volevo rileggere la... Chi è che l'aveva detto? Comunque era una strofa, come da sup, non mi ricordo chi dei due. Supponiamo che potessimo fermare il tempo. Supponiamo che per noi ci sia un piano più grande e desideri si avverassero appena pensati. Immagino che sia questo il senso della vita. Immagino che sia presto per dirlo. Ma amore, mi fai? Cosa mi fai? Niente. Non te lo sto chiedendo a te. Infatti, ho detto niente perché... Non lo so, mi piaceva questa cosa qua che parlavano dei desideri. Molto molto figo. E poi altre cose che però purtroppo mi sono perso per colpa di sta scimmia che si caga addosso. Dai, andiamo avanti perché il disco è ancora lungo e la camera sennò poi si scarica. Molecole, Interlude, traccia 10. Oh, le cillate di Sup. Sì, appoggia la chitarra con delicatezza. E basta. Grazie. Beh, ci voleva per calmare. Sì, per calmare, infatti. Calmare le acque. Esatto. Molto, molto bello. Poi, tra l'altro, arriva giusto a metà. Interlude. Ci stava davvero parecchio. Bella. No, sono serio. Sì, però, stai proprio sciallo. Che ora. Sì, vabbè, sta zitto. Allora, questa. Sei indigiabile, ma che cazzo. Ho fatto la battuta. Vabbè, davvero bella, era quasi un po' come un momento di riflessione per Da Sup, ok? Per il nostro Davidino. Sull'amore, riflessione sull'amore. Siamo fatti di molecole, quando non ci sei te io mi amo di meno. Siamo fatti per stare bene, non pensare al cash e poi il resto del testo. Molto, non lo so, nel suo mondo, roba sua, il suo solito testo sull'amore, però sempre apprezzato, con la chitarrina chill, una bella, un flusso di pensiero che va, davvero apprezzato, ci stava pieno. Andiamo avanti, direi che andiamo avanti, procediamo. Il testo è fatto tutto da lui comunque. E beh, chi cazzo l'ha fatto secondo me? Ci sono anche artisti che si fanno meditare. Da Sup scrive tutti i giorni. Andiamo avanti con... non ha cazzo da fare. Dai. No, beh, ce n'è avuto. Sta zitto! Andiamo avanti con la prossima canzone, Shalla featuring Tananai. Siamo appena stati calmi e tu mi rompi già il cazzo. Cioè, scusami, Dile scusa che fino a morte sono bloccato, lo farò magari dopo quando però. Lasciala, ok, lasciala. Lasciala. Fanculo queste bitch che si mangiano il tre. Bevi con me quelle che nel blunt wish. Del consiglio, diciamo che ho bisogno di un consiglio. Voglio fare come te, il mio tipo un architetto. Che bello, può ricostruire i club che ho distrutto. Se lo carico come un carrello. Oggi mi sono svegliato bene, volevo rapire al discorso. Può anche farmelo sopra il mio letto. A scuola l'ultimo con il coda. Ora mi dicevano di lui qualcosa che si innamora. Lasciala, ok, lasciala. Porca troia. GG Sup. Beh, mica male. Questa qua era la greve di sto disco. Greve quella con Mad Men, ti ricordi? Allora, o ci sono due opzioni. O lui si è pasticcato o io mi sono pasticcato. Credo tutte e due. Anche secondo me. Comunque devo dire, allucinante. La parte che mi ha distrutto è questa. Come Amber Heard e i vuoti di memoria. Sta troppo. Oh!
Bella. Porca tra... Beh, comunque che anche stile, la strofa di Tananai. Oh, Tananai on fire, puttana. Uè, Tananai in realtà è forte. Ha preso la traccia e ha detto, sai che c'è? Me la rifaccio. Faccio solo io. No, volevo dire un'altra roba più simpatica, ma si vede che a te manca la spirititudine. La spirititudine, ma che cazzo. Non puoi capire. Davvero figo. Anche il testo non hanno detto tipo un cazzo, mi pare, ma mi piaceva quello che dice, cioè... Guarda, se dici tipo i video meme con le clip di Shrek, altro genere ancora. Dai. Altra roba ancora. Quindi da Sup, sì. ne ha di ogni ormai. Quindi niente, Tananai, tanta roba. Da Sup, tanta roba. Io i pezzi così impazzisco. Quindi boh. Perché? Boh, allora andiamo avanti con la prossima traccia, che è quella per la quale ho meno aspettative, sinceramente, che è Riva con i pinguini tattici nucleari. No, mi tocca piangere. Lo fai! Lo fai! Arriva si pensa finché la testa ti tira mal pavimento. Se vuoi sapere quello che fa, scritto in CD. Scritto e riscritto ciò che dovevo. Anche se qualcosa non dovevo. Ma il mio lavoro è per te. Che mood! Perché non vorresti una fermo. Si vede il sole da questa riva. Come un ping pong senza la pallina. E non son più da tempo ciò che mangio. Quello che dico, quello che penso. Oh, dico al mio successo. Perché gli devo ancora qualche compromesso. Wow. Wow. Non dovrei star male. Ragazzi, bella. Che classe, bella. Che stile. No, musicalmente questo disco è distruttivo. Ti distrugge mentalmente. Ogni traccia cambia genere. No, vabbè, ma nel senso, questo disco musicalmente è impressionante. Cioè, da Sup qui dentro ha messo, credo, tutta quella che è la sua conoscenza musicale, tutto quello che è il suo bagaglio musicale, la sua libreria, ed è meraviglioso, davvero. È davvero meraviglioso da sentire. Voglio ascoltarmelo tutto di un botto, perché deve essere davvero interessante. Ce n'è per ogni genere, per ogni mood. E anche qui un'altra volta mi ritrovo a dire: il featuring mi ha stupito, perché Riccardo Zanotti si è adattato al mood della canzone e quindi ha tenuto il timbro più basso, cosa che a me non ha disturbato, perché invece quando canta in modo un po' più grintoso ha quel timbro che a me non piace tantissimo, quindi non riesco a farmelo piacere troppo. Invece così me l'ha tenuta giusta, me l'ha tenuta bassa e l'ho potuta apprezzare, mi è piaciuto di più. Davvero mi dispiace, però non voglio soffermarmi troppo adesso sulle tracce, perché ho paura che la camera si scarichi. Abbiamo ancora tante tracce da sentire e quindi andiamo avanti. Però è impressionante la qualità che c'è qui dentro, davvero. Qui vedevo che c'era anche un bel testo, però sì. Appunto, ripeto, per problemi tecnici non mi soffermo troppo, anche perché sennò poi mi tocca stoppare ed ecco, è brutto poi perché perdo il mood. Quindi andiamo avanti, perdonatemi davvero, però andiamo avanti con Miami o è fake, traccia numero 13. Inchiodo sempre a sé, Miami è fake. Bestia, bella. La provate dopo un po' di turba skills. Mostrarlo, non faccio il danza per un rally. Oh, non cambio per questa. Come faremo a non so che cosa di me. Oh, stavo cambiando, ma sono cambiato il modo di cambiare. Ma non sono più lo stesso. Guarda gli occhi, porca troia, che hit. Miami o è fake? Miami o è fake? Porca troia! Sempre sarà qualche contante che se non conta tanto eppure ti fa stare. La notte non è più te. Mi dici tu la mano, una troia da perché. Giuseppe! Ma di solo parlare, se ti mostro quel che ho detto. Io sempre se Miami o è fake? Miami o è fake? Miami, che figata! Miami o è fake? Miami o è fake? Che hit, porca troia! Che cazzo di hit! No, voglio andare a un concerto solo per questo. A parte che purtroppo, secondo me, questa canzone verrà sputtanata completamente dalle bimbe merda su TikTok. Però non me ne fotto un cazzo. No, ma questa qui è hit clamorosa. Questa qui è la traccia trap. A parte anche Siri, era più sul trap, ma questa qui è proprio trap. Tanto americana anche. Sì, anche dal testo molto più. Però, sì, ovviamente traccia sulla puttanella. Però
ragazzi, musicalmente anche qui di un altro livello. Ragazzi, ragazzi, occhio, perché Sirio di Lazza rischia il primo posto nell'album dell'anno. E qui sto porca zitto. Porca troia. Prossima traccia, numero 15, Baby Nel Bed. Che cazzo mai. GG, vecchio! Ho un motivo! È country! È country, porca È country! È fottutamente country! No! Che hai? Cos'hai? Era fuori camera. No, no, c'era. Oh, è country, cazzo, figo! Questo è la Supreme, è pure fatto! Che cazzo! Guardalo! Dai, basta! Bello, ha un altro genere ancora, lo ripetiamo un'altra volta, però un mood davvero, davvero figo. Il country è un gran bel genere, secondo me. Sei gestito bene! Questo disco, tra l'altro, è davvero figo perché le canzoni sono quasi tutte da cantare a squarciagola, da far macello. Infatti, ci vedete, vabbè, siamo imbecilli di base, però... Aggiungi l'album! Però porca miseria, è proprio divertente. Cazzo, che kill! Ah no, non l'ho preso. Ah no, merda, è viva. Però è davvero figo da sentire, perché se sei preso bene, come siamo messi male noi due, cioè te lo godi proprio, è proprio divertente da ascoltare, è proprio figo. E vorrei ascoltarlo più seriamente. Ma sei imbecille! L'ho ucciso. È davvero figo. E poi musicalmente è clamoroso. Io sto ripetendo le solite cose, ragazzi, ma sto prendendo questa reaction proprio come sfogo e casino più totale. Andiamo avanti. Traccia numero 16, che tra l'altro Casino nella mia testa, featuring Salmo. Tutti e due un po'. Oh, tutto casino nella mia testa. Conosciuto il panico, non stai mai stando. Ho fottuto casino nella mia testa. Conosciuto il panico, non stai mai stando. Sono weed, la lima. Cambierò, è Will, glielo dicevo, è mio brother cringe. Porca puttana! Perché l'ha fatto e tanto scappa a chiedere pardon, signore. Sento che mi introvedono il mito, ma non so se il destro o il sinistro, sono mio coglione. Ho fottuto casino nella mia testa. C'è sempre testa un casino con l'accento sulla io. Poi ti spiega come gestire i soldi, così puoi indebitarti per il resto dei tuoi giorni. Merda! Col culo le manie. Il mondo è tuo fra le mani mie. Spero se no spero, ma ho un futuro casino nella mia testa. Secondo me devo fare un lavoro di mano. Porca puttana, ragazzi. Bello. Io davvero sto finendo la voce. Porca puttana, ragazzi. Guarda che qui è davvero grave. Tra l'altro, Salmo ha tirato fuori un testo cattivo proprio. Ehi, la scuola uccide i sogni. Insegna come stare sugli attenti ed eseguire gli ordini. Nessuno poi ti spiega come gestire i soldi. Così puoi indebitarti per il resto dei tuoi giorni. Ricorda di scordarti, dimentichiamo i morti, ma viviamo per impressionare gli altri. Fanculo le manie. Il mondo è tuo tra le mani mie. Le bonne. Poi il ritornello di Da Sup di un chill bastardo. Devastante. Madonna di Dio. A me è piaciuto come qua ha marcato dell'accento sulla O. E se te ascolti bene proprio tutta la parte dopo la senti molto di più. È vero, l'accento. Hai ragione. L'accentua. Hai ragione, è davvero figo anche quello, è vero. Che dire, ragazzi, siamo di fronte davvero a un disco che musicalmente è micidiale. Ok, abbiamo solo un attacco, andiamo veloce. Numero 17, Wow. Wow. Troppo spesso che sto perso immerso nell'universo. Io sarò almeno lo spero. Avevo in testa big dreams e big blonde. Che volevo andare a Switch con chi sta distante. Sembrava io lascio da andare. Credo in Dio, baby, non ti sto cazzando. Se me ne è fuoto, non ti dai come posso. Credo tu sei bla, se non sei neanche qua. Se dici un big fire, ti saremo di pazzo. Non sanno che vuol dire. Non so
troppo spesso che sto perso, immerso nell'universo, cresco e ripenso quando c'è ride. Ancora, questa qui magari più in linea rispetto, cioè più in linea con altre tracce, più stile da Supreme. Questo qui è proprio, questa qua è proprio sua, con tutti i suoi giochi, con le melodie, linee vocali, linee melodiche, cazzi e mazzi. Quindi qui ha giocato con la voce e vabbè, pezzo sulla tipa, nulla di che, direi che ci stava, carina e piacevole da ascoltare, io non ho tanto altro da aggiungere. E ora arriviamo alla numero 18, che è quella che più di tutte sinceramente mi incuriosiva per X motivi, ed è la canzone appunto numero 18, Ciao con Rondo da Sosa. Questa qua è quella drill, può essere? O rimane così? Oh! Con le pesci faccio un taxi, sono passato da essere broccarici in questione di atti. Io ho un piano sempre più grande, io non ho mai invidiato, e per questo che dico grazie. Ho visto il flash, resta che vergogna. Alright, we find precious lead, man, non fatti con me. Fucking so ex, yeah, questo è tutto con me, ce l'hanno con me. Sono stato calmo quando rido. Rondo, ma allora sei sano! Prima di Dio, roba che giù, oh, ciao, chiedi au, mani per diventare tuo baby scout. Io li ricordo in stira, ti consiglio robot e di quelli senza spina. Mi sono già fregazzate e non le salto. Un mio amico si chiamava Ernesto, diceva chiamami al fresco. Ma bianco e nero pianto, però Instagram non facevano in serie. Barcano non mappe due consensi, tutti quelli fra tipo siamo mesi. Merda cane. Au Rondo. Rondo. Oh, Romano. Rondo. Dio madonna, ti venisse un colpo. No, scherzo. Rondo. Per una volta che fa qualcosa di molto che buono. Che figo. Zio cane, grazie. Che bello. Rondo mi è piaciuto da paura, zio porco. Ma da Sup, oh, incazzati neri entrambi. Da Sup poi non ti dico, terza strofa proprio veleno nel sangue. Madonna santa. L'ha presa nel personale. Cioè, l'hai presa davvero male, vecchio. Che dire? Davvero figa quest'anno. Da Sup soprattutto ha tirato dritto, ma anche Rondo ha rappato, zio cane. Bello. Sa farlo, sei sano, vecchio. È per questo che mi incazzo con Rondo. Ma perché? È capace, sa farle le cose se vuole. Invece no, deve sempre fare quelle robe lì tutte strane, fare un po' il tipo strano. Cioè, vecchio, cazzo, perché non fai così? Cioè, saresti 20 volte meglio. Vabbè, questa è una cosa mia, poi gusti, quindi non ha neanche senso. Ma davvero grandi, tutti e due, forti, bella accoppiata tra l'altro. E arriviamo all'ultima traccia. Moon è l'ultima, ma già la conosciamo. E arriviamo alla numero 19 per chiudere. Più bla se c'è bling. Vai! Oh, ho caldo. Molto più calma, ma bella. Ragazzi, disco della Madonna. Disco davvero della Madonna. Boh, anche questa qua, molto più chill, calma. Anche qui un da sup innamorato e che ci piace. No, davvero bello. Bella musica, secondo me. Tanti generi, ce n'è un po' per tutti. Davvero vario, e c'è qualsiasi cosa qua dentro. È fighissimo. È proprio bello il fatto che si chiama anche carattere speciale. Forse è proprio sta proprio lì sull'insieme di tutti i generi musicali, praticamente, quasi. Oddio, tutti no, mancherebbero magari alcuni tipo metal e strobe qui. Sarebbe figo sentire un da sup su una roba metal. Però, nel senso, tutto questo insieme di generi musicali racchiuso in un unico disco, che alla fine è anche un po' la copertina, no? Che è pieno di cose, pieno di situazioni. E sono tutte le canzoni alla fin fine, quello che vediamo nella copertina. In mezzo c'è sup. Che sta lì in mezzo nel chill, esatto, fuori da tutto il casino, si può dire, esatto, fuori da tutto. Perché il macello, magari le canzoni in cui c'ero lì da solo erano molto più tranquille, non tutte, mentre quelle con i featuring magari erano un po' più chill, cioè un po' più, scusate, c'era un po' più casino, più rumore, diciamo, più movimento. Infatti nella copertina lui è
isolato, diciamo. Oh, posso dire che per una volta hai detto davvero una bella cosa. Bravo, ragazzi. Dai. Si sta formando il bimbo merda. Quindi io davvero sono contento dell'acquisto che ho fatto, perché da Sup, Davide, te li meriti. Davvero ti meriti l'acquisto. Sono contento davvero. Io ho già detto qualcosa prima, abbiamo stoppato un attimo, ho ricaricato la camera. E niente, io spero che possiate prenderlo nel modo giusto, perché questo disco merita davvero tantissimo. Perché Davide merita il riconoscimento di saper giocare con la musica come cazzo gli pare. Cioè è qualcosa di clamoroso. Ascoltatelo bene, fate tanto attenzione, non prendetelo con superficialità, non dite non si capisce un cazzo, perché ragazzi non è vero. In questo disco qua si capisce molto bene quello che dice, quindi non avete neanche più quella scusante. Adesso davvero credo che Davide abbia fatto un salto di qualità davvero degno di nota, e io spero possa essere preso nel modo giusto, perché non ha senso criticarlo a priori perché è da Supreme, perché i bambini sono tutte cazzate, non c'entra un cazzo lui con i bambini, è solo perché ha lo stile un po' giocherelloso, solo perché c'ha ogni tanto dei suoni particolari. Ragazzi, cioè, andate oltre, imparate ad andare oltre, perché la qualità musicale, la qualità di musica che c'è in questo disco, io non la sentivo da tanto tempo nel mercato attuale italiano, quantomeno parlo di questo perché conosco bene questo. Quindi niente, per favore non buttategli merda per niente su questo disco, ascoltatevelo bene perché merita. Anche perché è difficile non trovare almeno una canzone che ti piace per via di tutti i vari generi che ci sono. Vero anche questo? Cioè, ti sfido a dirmi il disco fa cagare a priori. Che nessuna canzone ti piace. Ce n'è per tutti, eh. Ce n'è per ogni gusto, quindi ecco. C'è pure Tiziano Ferro. Nello stesso album con Rondo da Sosa. Esatto, minchia, penso te che roba. Quindi bravo da Sup, perché ha messo davvero in piedi un qualcosa di fotonico. Forti tutti i featuring fighissimi, tutti azzeccati. Non ho trovato una di sbagliata. Qualcuna magari meno rilevante rispetto ad altre, perché più sul suo stile, più classiche, più da Sup. Però è anche difficile azzeccarle tutte. Vabbè, cioè, è giusto. Nel senso, vero? Ci deve essere qualche brano che cala un po' di più. Quello è vero, vero. Però secondo me sti cazzi, perché sono comunque godibili in ogni caso, quindi te la ascolti con tranquillità senza nessun problema. Poi se non piace perché il gusto musicale non ti piace, cioè da Sup proprio come canta, il timbro, queste cose non ti piace, quello è un altro conto. Però di base è qualcosa di davvero fotonico questo disco. Ragazzi, vi ringrazio, spero che il video vi sia piaciuto, spero che l'intrattenimento sia stato abbastanza stupido, insomma, diciamo, mi sono preso particolarmente bene, e forse è perché ho ancora i residui da ieri sera, però davvero è stato figo. Penso sia la reaction più divertente, più bella, più completa che ci sia stata, e credo sia il seguito migliore che si potesse avere per la reaction alle basi di 3 anni fa. Penso che abbiamo difeso con dignità e anzi migliorato la storia, anche perché c'è sta scimmia qui e quindi è più divertente. Ragazzi, vi ringrazio, grazie per aver visto il video, per chi è rimasto. Vi invito a lasciare un mi piace, un'iscrizione e niente, statemi bene, mi raccomando, i miei capelli gridano pietà, ma non importa. Ciao! Ciao!